posizione copernicana, pure nelle stelle, il bello è frutto di una proiezione del soggetto che ha un senso di armonia e lo vede riflesso in alcuni oggetti che sono gli oggetti belli. Quindi c'è una dimensione puramente trascendentale che non ha una rispondenza oggettiva. Io direi che invece in scelta c'è lo sforzo di sostenere che la sfera estetica, la sfera del bello artistico, è una sfera in cui non c'è solamente l'io, ecco, si può dire così, non è solamente un elemento a priori trascendentale che viene proiettato, ma ci sta un elemento di carattere materiale, di carattere sensibile, e quindi il bello ha una maggiore consistenza oggettiva, cioè il canto è un elemento soggettivo trascendentale. In Schelling ha una sua consistenza oggettiva, anzi ha una sua consistenza suprema, cioè addirittura la sfera del bello, la sfera dell'arte, la sfera estetica e la sfera di liberazione dell'assoluto. Quindi ha una dimensione molto ma molto maggiore che in Kant. Io direi questo in maniera un po' semplice, insomma. Vedo che meditate su questa cosa, però se non ci sono altre domande, ci fermiamo qui e ci vediamo sulla fenomenologia dello spirito, sull'avventura dello spirito.